Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo di nuovo qua in Capannone, però oggi faremo una roba totalmente diversa rispetto a quello che facciamo di solito, cioè non lavoreremo sulle macchine, ma su una cosa che ci fa guidare le macchine. Nel senso, se vedete lì c'è il sedile dell'S13, quello del guidatore, e delle staffe così appoggiate per terra in modo apparentemente casuale. Cosa facciamo? Se mi seguite un secondo, qua in ufficio potete vedere che abbiamo un volante, una leva del cambio e dei pedali. Perché abbiamo preso questo simulatore della La Logitech Logitech. Logitech. con il volante cacata e quindi abbiamo intenzione di costruire tutto il sistema di sostegno, diciamo tutta la gabbia, eccetera, che farà da sostegno appunto per volante, pedali e cambio del simulatore. E abbiamo deciso di farcelo fai da te perché queste cose, se le andate a comprare, costano abbastanza e noi vogliamo fare una roba low budget. Per il momento, tra l'altro, lo useremo con la Play 4, ma nel prossimo futuro proveremo a prendere un computer su cui far girare Assetto Corsa con i mod e tutto. Comunque vedremo prossimamente quando si riuscirà a fare. Ma intanto questo è quello da cui partiamo, ovvero appunto delle staffe, il sedile dell'S13, e da qua abbiamo già cominciato a fare dei, diciamo, disegni di prova per capire cosa dobbiamo fare, abbiamo capito che pezzi dobbiamo usare e adesso aspetto che arrivi il Leo e cominciamo a tagliare, saldare e cominciare, diciamo, a impostare il tutto in modo che sia una posizione di guida decente. È arrivato il Leo. Salve. E adesso niente, cominciamo a tagliare, comincia a tagliare. Io guardo e filmo. Man mano vi spiegherà anche lui cosa stiamo facendo e perché stiamo facendo quello che stiamo facendo. Ora, come prima cosa andremo a fare? Andremo a fissare il sedile. Lo regoleremo a metà, così almeno una persona più alta o più bassa si può regolare. Saldiamo quello, mi siedo, dopo da lì cominciamo a costruirci tutto il volante, i pedali e tutto. Adesso lo facciamo in base a me, così riesco a regolarmi un attimo. E dopo proviamo tipo col bombo, prova a sedersi e vedere un attimo se si muove avanti e indietro, se riesce a regolarsi giusto. Quindi cominciamo. Allora, il Leo ha appena finito di saldare tutte le staffette dei sedili e come vedete adesso vi faccio la prova sedendomi. È bello solido, nel senso che non si muove di un centimetro. Quindi adesso la parte del sedile, diciamo, è fatta, anche perché se vedete abbiamo saldato in modo che permettesse alle staffe di muoversi liberamente e quindi adesso possiamo cominciare a creare tutta la parte che viene in su, diciamo, dove mettere il volante e il cambio e dopo penseremo ai pedali. Arrivati a questo punto abbiamo appunto fissato questo pezzo di legno, come potete vedere si alza tutta la struttura. Ora andremo a fare la staffa per il cambio, appunto perché montarlo qua non avrebbe tanto senso perché è tanto alto e in avanti. Quindi andiamo a fare una staffa lì sotto per montarlo tipo così, così è più a portata. E dopodiché andremo a tagliare gli spigoli.
Andando più nel dettaglio, cosa abbiamo fatto? Abbiamo appunto bucato prima il legno qua sopra, poi dopodiché con la punta da ferro abbiamo bucato il ferro. Siamo riusciti ad arrivarci per fortuna con delle viti, le ultime del capannone, abbastanza lunghe per riuscire ad arrivare fin sotto. Prima invece abbiamo fatto questa struttura qua con due altri pezzi di ferro. Questa qua, raga, la cosa interessante è che è un attrezzo da palestra, questa qua. Con una saldatrice flessibile si possono creare tantissime cose. Questa qua era quello per tirare così, mi sembra. E invece adesso sta diventando un simulatore. E fatalità, è anche stracomodo perché appunto c'aveva queste staffe qua curve che sono perfette e per giunta le abbiamo tagliate all'altezza proprio giusta. Fighissimo. Dai, continuiamo. Bene raga, allora abbiamo completato qua dietro come potete vedere. Adesso giro la fotocamera e vi faccio vedere un po' più nel dettaglio le varie robe che abbiamo fatto. Allora, qua intanto abbiamo messo il volante solo per farvi vedere più o meno come sarebbe la postazione. Abbiamo fissato il sedile con le sue staffe, quindi si riesce tranquillamente a muovere avanti e indietro. Qua viene montato il cambio e poi eventualmente faremo una piastra qua in modo da poterci montare anche il freno a mano. Il volante viene montato qua. Tutto questo spazio serve per metterci la televisione qua, che sia in questa zona in modo che sia anche vicina alla postazione. Qua ci abbiamo saldato questa piastra in modo da poterci appoggiare la pedaliera. Qua, se vedete appunto, i segni era per prendere la misura. Qua sotto appunto abbiamo usato, come vi ho detto prima a Leo, queste staffe ricurve in modo da appunto poterci adagiare sopra il tavolo e basta. Sostanzialmente ci abbiamo messo un pomeriggio. È stato un po' lungo, raga, però è venuto più bello di quello che pensavamo, perché è stato abbastanza improvvisato. Comunque adesso lo portiamo dentro in ufficio, cominciamo a montare tutto quello che serve e vediamo come funziona e se è veramente comodo, se abbiamo fatto un bel lavoro. Allora, intanto verrà posizionato più o meno lì, quindi qua adesso abbiamo ovviamente spostato tutto per farlo passare, però la sua posizione sarà lì, ovvero sotto la ruotina di traverso. Sì. Adesso dobbiamo girarlo, montare la pedaliera, montare il volante, il cambio, la televisione, la play, tutto, e dopo finalmente proviamo. Sì, non vedo l'ora. Momento della verità, adesso lo proviamo e vi facciamo sapere com'è. Mamma mia, che bello! Porco, che benessere! Bene raga, siamo arrivati alla fine diciamo di questo progettino e adesso l'abbiamo un attimo testato io e Leo. Abbiamo visto che ci sono ancora dei piccoli accorgimenti da migliorare, cioè il cambio che è un po' troppo vicino al corpo e non invece dovrebbe essere un po' più vicino al tavolo. Solo quello, perché vabbè, la TV che traballa un po', ma adesso capiamo un attimo magari come fissarla un attimino meglio. E al di là di questo, la posizione di guida è giusta. Incredibilmente siamo riusciti a imbroccarla al primo colpo, non ci credevamo neanche noi, ma ce l'abbiamo fatta e invece è venuta molto bene. E adesso appunto abbiamo qua la play con il nostro mitico Car X, in attesa magari di un computer decente su cui montare assetto corsa e tutte le varie mod da drift. Intanto ce lo testiamo un attimo così. Qua, come vedete, abbiamo già insomma messo anche un attimo un po' più di lucine
in modo da ambientare un attimo meglio. Lì adesso c'è il buco perché manca la televisione, che è qua, giustamente. Siamo comunque molto contenti, adesso procederemo a testarlo e nei prossimi video, ovviamente, se ci saranno aggiornamenti, ve li porteremo. Direi che questo video per oggi può concludersi qua e vi ringraziamo di essere stati con noi in questo video. Vi invitiamo, ovviamente, se questo video vi è piaciuto, a mettere mi piace qua sotto e a iscrivervi al canale in modo da supportarci e a permetterci di comprare un computer per montare assetto corsa. Grazie, fatelo, vi prego. No, a parte gli scherzi, se ci supportate si fa sempre super piacere. Prossimamente ci saranno grandi novità di cose da vestire e di cose da attaccare alle macchine. Ve lo preannunciamo in questo video perché ci stiamo lavorando in questi giorni. E niente raga, ci vediamo alla prossima. Rimanete connessi e seguiteci anche su Insta e su TikTok se volete aggiornamenti più succosi, non una volta a settimana. E noi ci vediamo alla prossima, sempre con Di Traverso.